L'uomo, la vita. Cos'è la vita per l'uomo? Un'eterna conquista. Di cosa poi? Di una terra, di un amore, di un guadagno, di un oggetto. L'uomo pensa solo a conquistare, ad ottenere, a vincere, passando sopra ogni cosa, facendo guerre e creando terrore. L'uomo, le sue scoperte, il cibo, il fuoco, la casa e tante, tante altre cose. L'uomo, l'unico che detta regole sugli altri, anche sugli animali. L'uomo che decide religioni, leggi, tasse. L'uomo che ha creato il caos nel mondo. La nostra favola, se così la vogliamo chiamare, non parla di un cucciolo perso nella giungla, ma di un piccolo uomo che deve affrontare la vita su schemi e strade già predisposte. Questa storia non inizierà con "c'era una volta", ma in questo mondo chiamato Terra, dove scorrono fiumi in mezzo a montagne e foreste, dove i mari trasportano sogni e dure realtà, dove gli uomini vivono credendo di essere padroni di tutto e di tutti, dove l'egoismo e l'avidità hanno preso il posto dell'amore e della fratellanza, dove si fanno solo piccole e grandi guerre e la pace è solo un simbolo da ricordare nel giorno di Pasqua. Un mondo dove le amicizie sono solo interessi in comune e non più stima e amore reciproco. Un mondo diviso a metà, dove c'è sfarzo e spreco di cibo e dove si muore per fame.